Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. Gli Stati Uniti dicono di non aver saputo nulla dell'esplosione simultanea di dispositivi cerca persona che ha colpito centinaia di miliziani di Hezbollah. La Productivity Commission chiede l'introduzione di 3 giorni gratuiti di assistenza all'infanzia. Domani alle Nazioni Unite sarà votata una mozione che chiede la restituzione dei territori palestinesi occupati da Israele. E nello sport, in Champions League, domani saranno impegnate Inter in trasferta contro il Manchester City e il Bologna che ospiterà lo Shakhtar. Grazie per essere all'ascolto di News Flash di SBS Italian di mercoledì 18 settembre 2024, in studio Domenico Gentile. Iniziamo dall'esplosione simultanea di dispositivi cerca persona in Siria e Libano, che ha causato almeno 11 vittime e 3.000 feriti, in massima parte miliziani di Hezbollah. Secondo quanto riferito dal New York Times, i dispositivi sarebbero stati confezionati a Taiwan e l'esplosivo sarebbe stato inserito prima che arrivassero in Libano. Nessuno ha rivendicato l'attacco, ma Hezbollah accusa Israele, che non ha ancora rilasciato dichiarazioni sull'accaduto. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, dice che le autorità americane non erano state informate. So we are gathering information on this incident. I can tell you that the U.S. was not involved in it. The U.S. was not aware of this incident in advance, and at this point we're gathering information. Gli Stati membri delle Nazioni Unite domani voteranno una proposta dei rappresentanti del mondo arabo per chiedere formalmente la fine dell'occupazione israeliana nei territori palestinesi entro 12 mesi. Il testo si basa su un parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia che definisce illegale l'occupazione di Israele dal 1967. Israele ha respinto fermamente la risoluzione e ha criticato aspramente il testo. Veniamo in Australia e la Productivity Commission dice che entro il 2036 dovrebbe essere introdotto l'accesso a 3 giorni di assistenza gratuita all'infanzia. La Productivity Commission è l'organo indipendente di ricerca e consulenza del governo australiano su una serie di questioni economiche, sociali, ambientali che riguardano il benessere degli australiani. La proposta fa seguito ad una analisi sull'accesso e le difficoltà di poter pagare per gli asili nido in Australia. Secondo il documento, i governi dovrebbero investire in modo coerente per l'accesso universale alla educazione e cura della prima infanzia, iniziando dalle comunità più fragili. Il ministro dell'istruzione, Jason Clare, dice che i bambini provenienti da situazioni difficili hanno maggiori probabilità di beneficiare delle riforme. This report tells us that it's kids from poor families, kids from the regions, kids with additional needs who are the most likely to benefit from early education and care and currently are the least likely to access it. If we can do something about that that helps more children to start ready for school when they're 5, then that would be a significant reform. Restiamo in Australia. La demenza presto potrebbe essere la causa maggiore di decessi. Al momento oltre 420.000 australiani soffrono della malattia e i ricercatori chiedono la creazione di una mappatura regionale di 37 paesi della regione del Pacifico per comprendere l'estensione del problema. La professoressa Karin Anstey, ricercatrice principale del Neura, dice che il sistema di vita ha un ruolo importante nel prevenire la demenza nelle persone. It's also an important protective lifestyle factor is social engagement and community, and we know that in some cultures that's much stronger than in the countries where the research has typically been done, like North America and Europe. So we need to look at lifestyle factors within a cultural context. Neura
propone 4 azioni chiave che comprendono l'accelerazione delle diagnosi, il sostegno e l'educazione, con particolare attenzione alla modifica dello stile di vita per ridurre il rischio. La Scozia ha accettato di organizzare i giochi del Commonwealth del 2026 dopo la rinuncia del Victoria per motivi economici, che ha pagato 380 milioni di dollari di risarcimento alla Federazione dei Giochi. L'organizzazione scozzese dice che userà 200 milioni del risarcimento per l'organizzazione e riceverà anche 4 milioni e mezzo di dollari dalla Federazione Australiana dei Giochi del Commonwealth per le spese di sicurezza. Domani mattina continuano gli incontri della prima giornata del nuovo formato della Champions League. Tra le squadre italiane a scendere in campo l'Inter, che farà visita al Manchester City, e il Bologna, che ospita lo Shakhtar Donetsk. Grazie per aver ascoltato News Flash di SBS Italian. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.